La campagna nazionale della protezione civile Io non rischio ha fatto tappa anche a Castiglion Fibocchi, un'occasione per diffondere le buone pratiche da mettere in atto in caso di alluvione. L'obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini su un rischio purtroppo all'ordine del giorno. Questo simbolino che io porto qui è ANPAS. Perché? Perché questa campagna è nata da noi, con l'ANPAS. Io oggi sono il consigliere nazionale dell'ANPAS e ricordo quando cominciammo a parlare di questo all'indomani del terremoto dell'Aquila, nel 2009. Ma prese forma tra il 2012 e il 2013, dopo il terremoto dell'Emilia, dove noi eravamo presenti. La campagna Io non rischio è nata perché, è nata in ANPAS, anche se oggi poi è passata al Dipartimento della Protezione Civile della Regione Toscana, perché purtroppo il nostro paese è un paese a rischio. Un paese a rischio terremoto, un paese a rischio alluvioni. Noi siamo in un'isola felice perché Castiglion Fibocchi per fortuna è in una zona che non è sismica e come alluvioni siamo abbastanza alti, per cui ci siamo alluvionati noi, figuriamo gli altri. Ecco, quindi però io faccio tanti complimenti in primis al Presidente della Protezione Civile Castiglion Fibocchi, Daniele Cacchiani, che ha speso e profuso le sue energie per organizzare questa piazza. Però anche gli altri che sono qui presenti, come il formatore Fabio, cioè, e gli altri volontari che sono qua. È una campagna divulgata dal Dipartimento Nazionale. Oggi e già da ieri in diverse piazze in tutta Italia verranno e sono stati allestiti dei gazebi, come questo che vedete qua oggi, per informare e divulgare le buone pratiche di protezione civile, nel nostro caso l'alluvione, per il rischio alluvione. I volontari sono stati formati e quindi oggi parlano con la gente, fanno vedere, mostrano le testimonianze, come abbiamo qua allestito la linea del tempo, e quindi fanno un po', diciamo, una dimostrazione purtroppo degli effetti che ci sono stati nel tempo, sempre per quanto riguarda l'alluvione. In più danno questi consigli, diciamo, che possono sembrare a volte anche banali, superflui, però sono molto ma molto importanti per i cittadini, e infatti si chiamano proprio per questo buone pratiche di protezione civile. È stato un notevole sforzo da parte della Regione Toscana, che insieme al Dipartimento ha gestito la formazione di quasi 700 comunicatori che oggi sono nelle piazze di tutta la Toscana a diffondere queste buone pratiche di protezione civile. Vorrei ricordare anche che oggi inizia la settimana nazionale di protezione civile e mi piace solo ricordare in questo aspetto che inizia rendendo omaggio attraverso questa campagna agli sforzi e all'impegno di tutto il volontariato.